Negli episodi precedenti. Dove sei, Edda? Quante altre persone dovranno morire mentre noi decidiamo? Dobbiamo combattere. Ho trovato una registrazione segreta camuffata della Marvel. Cerca solo di capire cosa dico. Fra 28 giorni un missile di amare colpirà la stazione della Justice League. Oh mio Dio. Jim! Harvey! Quando ha saputo mi sono cambiato e sono venuto di corsa. Nigma mi ha aiutato. Già, è solo che un agente l'ha trovato sulla scena dell'esplosione. Ciao Oswald, dobbiamo parlare di un grande accordo, ma prima mi hai messo in un blocco di ghiaccio. Ehi, vuoi vedere una cosa? L'ho preso dall'archivio di mio padre. Incredibile. Per tutta la vita non ho potuto tenerlo. Non capivo cosa significasse all'epoca. Il tuo vecchio non ti faceva prendere una penna stilografica. Senza questa, tu non saresti qui. Ciò che voglio dire è che non ogni guerra accade invano. Ho capito, Tony. Non temere. Stai dicendo... Beh, insomma... Sono d'accordo. Pensavo... Wow, peccato, sai... Mi divertiva questo. Hai ragione, scusa. Non comprendevo. Avevo preparato un bel discorso motivazionale che doveva convincerti a far parte della squadra. Ma se tu sei d'accordo, allora posso mettermi l'anima in pace. Hai visto Pepper per caso? Come potresti? Da quando ha saputo di questa guerra ha deciso di fare le valigie e di andare via. Abbiamo perso tutti qualcosa. Io non sono come mio padre, ma i lati peggiori li ho presi da lui. Tuo padre era un grande uomo. Uno dei migliori che abbia mai conosciuto. Oh, davvero? Voi due vi conoscevate? Non me l'ha mai detto. A parte quelle... Sì, milioni di volte. Quanto ti odiavo. Non renderò le cose difficili. Lo so, perché sei di buon cuore. Ho riflettuto e ho provato a trovare alternative, ma hai ragione. Se non partecipassimo... Cosa? Beh, non lo so. A volte... A volte vorrei darti un pugno su quei bei dentini. Ma abbiamo bisogno di te. Io ho bisogno di te. Cos'è questa guerra? Oswald... Tu davvero non lo sai? Oh, per favore! Gordon mi ha detto qualcosa, ma non tutto. Tu! Tu sei l'unico che può spiegarmi meglio le cose. Solamente tu! Vecchio amico! Avanti, rispondi! Il mio cervello è stato offuscato dal ghiaccio! E se non fosse per te, la stazione della Justice League sarebbe ancora intatta! Ho provato ad aiutarvi! Ma tra tutte le cose che mi hai fatto passare... Questa! Questa è la più crudele! Ed... Avrei voluto averti al mio fianco. Ma non potevo permettere che mi tradissi... Come avrei potuto tradirti? In queste circostanze avrei potuto pugnalarti? Mi hai abbandonato! Aspetta, aspetta! Devi capirmi!
Il commissario Gordon, lui ha cercato di fregarmi. Pensi che farei lo stesso? Sì, Ed, l'hai già fatto più volte e avevo paura. In che senso avevi paura? Tu sei stato il mio più grande amico, non volevo che finisse così. Scommetto che la GCPD potrebbe aiutarci. La GCPD aiutarci? Perché? Sono cambiate molte cose. Ti sembrerà strano, ma abbiamo superato quel periodo. Siamo dei cattivi! Uniti con i buoni per salvare la compagnia. Ah! Edward Enigma, se volessimo collaborare, prometteremo di non pugnalarci a vicenda? Se questa cosa finirà e torneremo alla normalità, tu saprai, senza ombra di dubbio, che sono io il tuo nemico. Te lo prometto questo. Come amico. Ah! Che casino! Potevo ucciderti, Oswald! Io te lo giuro! Che ti guarderò dritto negli occhi quando ti pugnalerò al cuore. Andrò alla GCPD. Proveremo a collaborare. Per la DC. Tristemente evidente che ormai voi avete bisogno del nostro aiuto, delle nostre armi. Sono qui per aiutare. Sei generoso. Oh, ho appena iniziato. Bene, sei come Babbo Natale la mattina di Natale. Non siate timidi, offre zio pinguino. Forza ragazzi, diamoci da fare. Prendete queste armi e facciamo il culo a quei bastardi. Immagino ti abbia aiutato Enigma. Può darsi, ma oggi siamo un'unica squadra. Non sono stupido, ma consapevole del fatto che se perdessimo questa battaglia andremo in rovina. E tu lo sai anche meglio di me, ma... per il momento, lasciamo la questione in sospeso. Preferisco mettere da parte le nostre divergenze per una buona causa. Che ne dici, socio? Ascoltatemi bene, aspettiamo che loro facciano la prima mossa e poi li attacchiamo.
per la Marvel. Per la DC. Ehi amici, noi siamo il Triangolo delle Bermuda. Spero che questa miniserie vi sia piaciuta. Se così fosse, raggiungiamo i 20 like e ci organizzeremo per registrare la seconda stagione. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao.